c'entrava un cacchio la linea, è proprio Streamlabs che non va granché. Devo ritornare su OBS Studio perché mesi fa già avevo avuto problemi di che si riconnette, che si staccava. Tanto torno su OBS Studio, tanto è la stessa cosa, anzi software madre è OBS, siccome Streamlabs è un derivato, tornerò su quello. No, le prossime live si ritorna su vecchio OBS Studio perché questo mi sta creando problemi. Damiano. Dopo un pochino fa sempre il suo giochetto, sta a fare di nuovo. Per un po' è andato bene e adesso. Comunque, tornando al gioco, invece, devo prendere un po' di mistichezza con la mira. Ok, si ricarica. Sto pure a. Di qua, Joel. Com'era per medicarsi, scusa. C'era modo per. Devo capire un attimo come cambiare subito. Armi al volo. Questo è un attacco. No, questo è così. Che devo fare, scusate? Mi hai chiamato. Ah no, ci sta sto spazio qua. Altri della banda di Robert. Merda, li vedo. Come sai che stanno arrivando? Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo, non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Deciso e pulito, Dividiamoci Tess. e assicuriamoci che non entri nessuno. Volevo dirtelo, ero in Jordan Street e sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Fammi indovinare, Luci. Oh, oh. Ja, prendeteli! Guardami le spalle!
Qua ci sta che mi do un medikit, niente. Che diavolo di fine hai fatto? Eccoti lì. Tieni, rimettiti in sesto. Grazie. Guardiamo in giro. Dicevo, devo tornare a usare OBS Studio perché questo un'altra volta pure fa, ogni tanto fa così, non ho capito se OBS invece Studio non mi dava mai nessun problema di crash live. Secondo me è pure una questione di software perché ho controllato la connessione e va bene, c'è velocità, c'è tutto, quindi per me sia proprio un problema di server, di software che di Streamlabs. Quindi dobbiamo regolare anche questo, ma tutto work in progress, ovviamente non è che streamo da anni, quindi Abbiamo raggruppato i rifornimenti nel deposito a sud. Le scorte sono sotto chiave. Bene, un ultimo giro e usciamo. Tra poco ci sarà il coprifuoco. E Robert, sono tutti in tenera stanotte. È troppo paranoico per restare solo. Ci faremo venire in mente qualcosa con gli altri. Ok. Forse ho sentito qualcosa. C'è qualcosa da giù. Ci lasci niente? Questo invece che ci lascia? Guardate in fase di mira per cambiare spalla. Vabbè, ma questa non me ne frega un cacco della bottiglia. Sinceramente la bottiglia mi frega poco, tanto non sono efficace, ho visto, quindi. Porca Eccolo qui! puttana.
dovuto portare più gente. Ci rallenterebbero e basta. Sì, hai ragione. Ecco, cura quella ferita. Grazie. Forza, il molo è di qua. Andiamo. Sì, volevo dire, mi hanno dato... qualche drop... c'è qualche roba da... Sopra che c'è? Vedi che c'è sta roba da, secondo me, sgraffiare, ecco. Attaccati furtivamente, si rompe dopo l'uso. No, questo è per creare i medikit, questo per creare, penso, formula richiede fasciatura di fissaggio e lama. Cioè c'è da... da... questo ce l'ho, crea, non c'ho. Questo crea il medikit e questo crea i pugnali, diciamo. Sì. Proviamo se c'è qualche altra cosa. Allora... oh, questa fase è un po' lenta, sicuramente lì è l'inizio, poi si aprirà di più il gioco. Ah, dice si sì, devo andare là. Sì, ho capito. Però qui io sinceramente, visto che le risorse sono importanti, essendo un survival horror, voglio... voglio intervedere se c'è tutto. Pare che abbiamo preso tutto. Qua ci siamo stati. Sì. Sì, qua poi ritorniamo di nuovo là. La vita è quella semicerchio, diciamo.
Ecco il nostro uomo. Borioso figlio di puttana. Facciamola finita. Usiamo la testa. Infatti sì. Sì, abbiamo perso i contatti a nord e pure a sud, merda. Non so chi ci sia ancora lì che ci può vendere della merce. Credo che sia per questo che prendiamo questi schifosi incarichi di protezione. Fa il culo, Robert. Quel ratto dovrà stare attento. E anche se fosse, che cosa cambierebbe? Questa zona è spacciata. Meglio pensare a una strategia d'uscita. Sei matto. Andare al di là del muro è un suicidio. Altri contrabbandieri lo fanno. Cosa pensi che succederà quando le scorte finiranno? Io preferisco cavarmi qui. Allora, questa è una tattica che dobbiamo usare a forza. Uomo a terra, uomo a terra! Pazzo di merda! Tempo di mitigarmi. Usiamo la testa. Sono in tanti. Eccolo qui! Copy, he won't.
Alex. Non perderlo! Tu l'avevo visto questo. Questa era da manuale. Comunque sono aggressivi, eh. Sono aggressivi. Facciamo un medikit qua una volta, no? L'ufficio. Robert deve essere lì. Andiamo a prenderlo. Dove cacchio sta? Ciao Robert. Tess? Joel? Niente rancori, vero? Assolutamente. Ok. Porca troia! Ci sei mancato? Ascolta. Non so cosa tu abbia sentito, ma non è vero, ok? Voglio dire... Le armi? Vuoi dirci dove sono le armi? Sì, certo, ma... È complicato, ok? Senti, lascia che ti spieghi. Devo... Cazzo! Ok, basta, basta, basta! Oddio! Basta frignare. Stavi dicendo? Le ho vendute. Come hai detto? Non avevo altra scelta, avevo un debito. L'avevi con noi. Hai scommesso sul cavallo sbagliato. Ho solo bisogno di più tempo, dammi una settimana. Sai, forse l'avrei fatto se non avessi tentato di uccidermi. Dai, sai chi che non ha volevo... le nostre armi? Non posso. Dammi solo un paio di giorni. Ah! Cazzo, Cristo! Chi ha le nostre armi? Cristo. Le hanno le luci. Avevo un debito con le luci. Cosa? Ascolta, praticamente sono tutti morti. Possiamo andare lì, farli fuori tutti e prendere le armi. Che ne dici? E dai, che si fottano le luci. Uccidiamoli. È davvero un'idea del cazzo.
Bene, e adesso? Andiamo a riprenderci la roba. Come? Non lo so, gli spieghiamo tutto. Andiamo a cercare uno delle luci. Non dovrei andare lontano. Eccola qua. La regina delle luci. Che ci fate qui? Affari. Non sembri molto in forma. Dov'è Robert? Mi serviva vivo. Le armi che ti ha dato non erano sue. Le rivoglio. Non è così semplice. Cazzo se lo è. Ho pagato quelle armi. Se le rivuoi, devi guadagnarle. Di quante tessere stiamo parlando? Non mi importa delle tessere annonarie. Devo portare una cosa fuori città. Fatelo voi. E io vi ridò le armi, e anche di più. Chi ci dice che le hai tu? A quanto ne so, i militari vi hanno quasi eliminati. Su questo hai ragione. Vi mostro le armi. Devo andare. Decidetevi. Voglio vedere quelle armi. Seguitemi. Dobbiamo uscire da qui. Ora. Se vuoi che ce ne occupiamo, muoviamoci. So come evitarli. Vieni. Sono i tuoi quelli? Quelli che rimangono. Perché credi che mi sia rivolta a voi? Di qua. Ma perché adesso? Ce ne stavamo tranquilli. Progettavamo di abbandonare la città. Ma serviva un capro espiatorio. Ci provocavano. E ci sono riusciti. Banco di lavoro. Zoe, prendi una mano qui. Ah, però non c'è. Non è un banco di lavoro? Non c'è. Soldati, quella è l'uscita, la porta sotto il ponte. Non sono un fan di queste amenità. Possiamo passare in silenzio, anche se non è il vostro stile. Vediamo come va. Andiamo. Arriviamo a quella porta.
scelto il giorno sbagliato per starci dietro. Guarda, secondo me, se passiamo... No, di qua ci vedono. Giusto? Ah no, questo... penso di no. Penso, eh. Come cazzo ora mi hanno... Vai così, Tex. Dietro quelle casse. Bene così. Se ci stava roba qua, proiettili, perché qua si scarseggia tutto. Questo chi cazzo l'aveva visto? Poi l'Uncharted, alcune cose, altra saga che quella più o meno la conosco un po' meglio. Infatti sembra Naughty Dog con... Ma non si può... Ovviamente alla... Che c'è? Dove andiamo, Marlene? Di qua. Non è lontano.
Tutto ok? Vado avanti per inerzia, ma ce la farò. Ma è poco più avanti. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Cosa dobbiamo contrabbandare? Ti faccio vedere. Attenzione, il coprifuoco è attivo. Chiunque venga sorpreso all'esterno senza autorizzazione sarà arrestato e perseguito. Giall, dammi una mano. Ehi, ehi, ehi. Su, forza. Alzati. Stai lontano da lei. Lasciala andare. Li recluti sempre più giovani o sbaglio? Lei non è una dei miei. Oh, merda. Che è successo? Niente paura, non è grave. Ho trovato aiuto. Ma io non posso venire. Beh, allora sto qui. Ellie, non avremo un'altra possibilità. Ehi, dobbiamo portare fuori lei. Un gruppo di luci vi aspetta al palazzo del governo. Non è proprio dietro l'angolo. Ce la potete fare. La consegnate, tornate qui e le armi sono vostre. Il doppio di quelle di Robert. A proposito, dove sono? All'accampamento. Non facciamo un cazzo finché non le vedo. Tu vieni con me, così verifichi le armi. E io mi faccio ricucire. Ma lei non passa in quella zona della città. Voglio che Joel la tenga d'occhio. Col cazzo! Ellie! Come li conosci? Tenevo molto a suo fratello Tommy. Se ero in difficoltà, potevo contare su di lui. È stato prima o dopo che ha lasciato il tuo gruppo di militari? Ha lasciato anche te. Era un uomo buono. Ascolta, portala alla galleria nord e aspettami lì. Cristo santo. È solo merce, Joel. Marlene. Basta parlare. Andrà tutto bene. Vai con lui. Fai in fretta. E tu, stammi vicino. Andiamo. Posso vedere una pugnale, questo non posso vedere niente. Ho sentito la sparatoria, ma cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu, io ti seguo e basta. Attenzione, nascondere o aiutare i criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Forbici ne abbiamo? Non un po' quello c'è. Qua. Ecco. Allora, non dovevamo passare di là, ma dovevamo passare da questa parte praticamente. Muoviti.
davvero. Attenzione, nascondere o aiutare criminali ricercati è un reato punibile con la morte. Non correte rischi. Denunciate immediatamente ogni attività sospetta. Dove stiamo andando? Lassù, così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Dammi un minuto. Lassù, ok. Lassù, lassù, lassù. Però in qua non c'è niente, come al solito. Lei come sa la scossa? Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Quindi, ok, allora, le cos'è Marlene per te? Non so. Lei è la merce che dobbiamo contrabbandare. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E i tuoi genitori? Dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Così invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità, non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Eccoci qui. Che stai facendo? Mi ammazzo il tempo. Ah, e io cosa dovrei fare? Sono certo che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ti lamenti nel sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio.
Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. Un banco da lavoro per potenziare le armi, niente, eh? Questa è una lista, diciamo, del della spesa. Non è strano che ci usino per il loro contrabbando? Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini, non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Quindi dovremmo... Ci aspetta nel luogo di consegna. Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così. Una cosa così. E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie, una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Invece da quest'altra parte che c'è? No, c'è un cazzo, aspetta. Sali e vedi se il campo è libero. Bene. A posto, dai su. Dai, piccola. Stenta i piedi. Questa pioggia non va bene. Di qua.
Non fate cazzate. Forza. Giratevi, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Le mani sulla testa. Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Cazzo! Pensavo le avremmo solo legati o roba così. Oh, merda. Guarda. Sembra positiva, quindi è contagiata. Che cazzo stiamo ascoltando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzate. A 3 settimane, lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Ci casco. Tess, via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Porca troia! Ho 2 soldati morti. Ripeto. Dietro di me. Presto. Ogni segnale, corriamo. Al segnale, corro. Capito. Ora, corri. Via, via! Merda. Di qui! Ecco, di qui! Non fermatevi! Rimanete indietro. Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? Finché non ci dicono diversamente, continuiamo a cercare. Rimanete giù. Chi va? Vedi niente? Prendiamoli! In trincea! Non perdetelo! Ma questi dove sta? Mi sento là davanti. Qui c'è un passaggio. Giù di qui. Ok, fa. Dai, Ellie.
Ok. Vieni, Joy. Arrivo. Sono davvero tante qua fuori. Come facciamo a superarle? Se sono ancora accorti di noi, facciamo il giro. Com'è? Sono troppi, Tess. Oh, merda. Ok. Porca miseria. Occupati della ferita. Fanculo tutti. Più veloce. Non perdetelo! Lo vedo! Ora sei mio, coglione! Questi non mi hanno dato nessun tipo di arma, proiettili, niente. Tess, sai da che parte andare? Sono così diversi. Aspetta, vediamo dove ci porta. Ma qua non si va da nessuna parte.
Quindi ci dobbiamo riampliare di qua. Non l'avevo visto questo tunnel qua, di fianco a qua al mio. Qua la situazione sicuramente non si metterà bene, sicuro. Sì, sembra giusto. Stai vicino. Almeno non piove più. La situazione? Potremmo passare di qui. Non mi vuol dire... Che siete una ceppa? Ho capito che mi voleva di... Merda, merda! Altri soldati! Attaccati alle pareti. Non credo che ci vedano. Rimanete nell'ombra. No, quindi da sta parte non si va da nessuna parte. Tess, saliamo attraverso il condotto. Passiamo di qui. Stai molto vicino. Ok. Wow, wow, aspettatevi! Gesù. Qual era il piano?
Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci, che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. No, certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Di uccidere più infetti possibili. Ha funzionato. Che cavolo era? Tess, hai sentito? Sì, ma sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi? Per ora. Dai. Del governo. Sì, superiamo queste porte. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Ora è desolazione. Da qui. Allora, sto soffermando, sto parlando poco perché sto cercando di capire la trama, godendomi anche il panorama che... godendomi, è tutto molto... La pioggia, allora, gli effetti della pioggia sui personaggi è veramente fatta bene, si vedono proprio che sono pregni di acqua, inzuppati, è molto realistico, insomma, la pioggia sugli indumenti, anche sui capelli dei vari personaggi. Io non ho giocato nemmeno l'originale, né quello uscito, niente di niente, ho solo sentito nominare che è stato sempre parlato un gran bene. Ehi, Tess! Ne approfitto perché... avendo giocato più su Play, su Xbox, alcune esclusive ovviamente me le sono perse. Non tutte, perché poi PS4 l'ho avuta anche quella e quindi mi sono recuperato, i vari Horizon, però questa qui mi mancava. E quindi era giunto il momento di recuperare questa. Lacuna videoludica. Però prima di proseguire vorrei vedere se... no, qua non c'è nessun tipo di... ecco, il
soldati sono morti aspettando i rinforzi. Ok, qua non si può più andare avanti, quindi bisogna... Qua che c'è? Vediamo se riesco a creare un medikit. No, ancora niente di niente. Solo un coltello. Così dopo anni di infezione. Quindi sono ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli. Non appena senti dei click, devi nasconderti. L'edificio stia per cadere a pezzi. Vabbè, questo... Ah, praticamente aumenti le variabilità del personaggio, salute massima. Sì, ma non posso fare ancora niente, ma sono all'inizio, ho raccolto poco e niente, quindi ci sta. Modalità ascolto, velocità di creazione, velocità cura, velocità azione arma, ma... Occhio alla testa! Ma qua ti può anche salvare? Ah sì, c'è proprio salva partita. Quindi ti fa salvare. Questo è un vecchio ufficio sicuramente. Dammi una mano con questa. Se c'è modo di passare. Okay. Vediamo se ci sono le provviste, però c'è verso di non visto. Ok, sei su. Thank you.
comunque proprio di abbastanza quasi un po' guidata. Andiamo. Ok. Via, via, via. Pessima scelta, diciamo. Ma questo non ce ne liberiamo tanto facilmente. Ellie, stai bene? Mi porti a farmi l'addosso. Sto bene. Andiamo. La tromba delle scale è bloccata. Dobbiamo tornare su. La tromba delle scale è... Ma no. Dai,
Vado a controllare. Rimani con la ragazza. Un'arma per fondina. Eventuali altre armi vengono inserite nello zaino. Ok. Meglio non andare in questa posizione. Una porca miseria, una... Mi coglioni, mi dico. Volevo passare sto pezzo, stop. Thank you.
Crepa. Bene, scendi. Andiamocene. Io potrei anche fermarmi qua. O saliamo sto pezzettino. Che ore sono? Sì, mi sa il caso di fermarci. Notte tentate tanto un'ora e 30 più quello all'inizio, non ho capito perché si è. Ok, aspetta. Dovrebbe andare. Vedi? Va tutto bene. Tieni, rimettiti in sesto. Grazie mille. Sì. Si scende. C'è una cosa. Per adesso va bene così. Proseguiremo in settimana.
Va bene così. Mi dispiace che si è disconnesso un attimo prima, non capisco il perché, ma questo sia più penso un problema di neanche di Streamlabs. Quindi va bene così, anche perché mi sento anche un po' la sonnolenza viene, quindi lo volevo provare. Mi sta garbando, quindi continuo, sicuramente lo continuiamo. E va bene, salviamo. Salva partita. Manuale dell'attuale autosalvataggio. Non mi dire che devo poi ricominciare tutto da capo? Salva. Facciamo una cosa. Carica partita. Io preferisco fare sempre così. Ah, si dice l'orario, mezzanotte 36. Che poi sarebbe questo. Vabbè, comunque, visto che c'è la possibilità di salvare, salvo sempre da qua, che è meglio. Vabbè, torno al menu principale. Sì. Va bene. Vi ringrazio chi anche sia passato in maniera anonima, anche per dare uno sguardo veloce, e alla prossima con The Last of Us e molto probabilmente anche Forza Horizon, perché mi va anche di giocare giochi anche un po' più rilassati. Quindi alla prossima.